Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, signori. Iniziamo la nuova settimana con il campione mitico, che in realtà è già a disposizione da un po', però oggi è il giorno buono per parlarne. Quindi via con la sigla e poi nuovo episodio della serie Recensioni Mitiche. Parliamo naturalmente della strega cattiva di Hansel e Gretel, perché ovviamente se ci sono Hansel e Gretel non poteva non esserci nel riso buio. E a questo punto non so se si intende il riso come cereale oppure riso come risata. È riso risata naturalmente, però vabbè. Quando si parla di ride vengono sempre in mente questi dubbi. Allora, una forma primaria che ricorda tantissimo, sia per quello che fa che per le statistiche, ma soprattutto per le statistiche Venere. Ora andiamo a vedere le statistiche di Venere brevemente. Abbiamo 112 di speed, un attacco importante, un HP, un attacco importante naturalmente per un campione tipo assistenza, un HP importante. Si assomigliano parecchio, eh? Che cosa fa Venere? Riduce difesa e indebolimento. Che cosa fa Nell? Riduce difesa e indebolimento. Ma vabbè, era soltanto una suggestione, ma è anche per ricordarci che i mitici non sono altro in realtà che campioni leggendari mescolati, quindi sono degli ibridi presi da tanti altri campioni leggendari, dal buono anche da epici, insomma, per creare un unico campione che possa fare tante cose. Ma vabbè, allora, con la sua 1 attacca un nemico, sottrae il 10% del contatore dell'obiettivo, sottrae un ulteriore 5% di contatore per ogni debuff sull'avversario. Quindi potremmo sottrarre eventualmente un ipotetico 60% nel caso di un avversario con 10 debuff. Comunque bene. Abbiamo poi una probabilità abbastanza alta di mettere una strizza reale per un turno. E la cosa ci garba assai. Con la sua A2 sottrae tutti i buff da tutti gli avversari, simili alla destrezza nascosta della nostra Venere, no? Riduce del 10% il contatore di turno di ciascun obiettivo, andremo a ridurlo di un ulteriore 5% per ogni debuff su di esso, quindi caratteristiche simili alla 1. Inoltre attiva all'istante tutti i debuff veleno su tutti gli avversari, dopodiché piazza un debuff sonno per un turno su tutti gli avversari che non hanno un debuff veleno. Carino, un modo simpatico per controllare gli avversari, li strippiamo, andiamo a ridurre, scusate, il loro contatore di un bel po'. E poi andiamo eventualmente ad addormentarli, cosa non negativa sicuramente. È una cosa buona che lo faccia sugli avversari non avvelenati, perché è ovvio che non avrebbe senso nel momento in cui gli avversari prendono turno e sono avvelenati, se fossero stati anche addormentati, si svegliano, perdendo quindi completamente ogni beneficio dal debuff sonno. In questo caso invece mescoliamo le due cose in senso positivo per noi. Abbiamo poi la possibilità di ridurre la difesa e mettere un indebolimento ad area, oltretutto con un aumento al contatore del 20%. Questa la ritengo una destrezza estremamente potente girando su 3 turni, ok? Molto 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 interessante. Oltretutto, andando a beneficiare dell'ignora resistenza, caratteristica comune alla maggior parte dei campioni mitici, non avremo bisogno nemmeno di una precisione stratosferica per effettuare i nostri debuff. Quindi potremmo promuovere tantissimo l'attacco, il tasso e il danno, cosa che questo campione fa. Ora, la versione alternativa è completamente devota ai danni, però io vi ricordo, e ho citato Venere non a caso, che anche Venere, pur essendo un campione tipo assistenza con statistiche simili, dispone di moltiplicatori elevati e quindi è in grado di produrre un danno davvero, davvero generoso, nonostante resti un campione tipo assistenza. Questo per dirvi che noi dovremmo buildare la nostra Nell perché faccia danni volendo sfruttare la sua forma alternativa, ma potremmo farglieli fare anche in questa forma. Questo è il messaggio che voglio trasmettervi, perché mena, mena, mena. Abbiamo poi una passiva. Ogni qualvolta un nemico riceve un buff, venga guarito oppure il suo contatore di turno aumenti, e qui bisogna fare una precisazione.
non si intende l'aumento a contatore naturale che il campione avversario avrà, perché comunque una velocità di qualche sorta ce l'ha, ma l'artificioso aumento a contatore generato da destrezze che aumentano il contatore, da set che aumentano il contatore e così via, ok? Piazzeremo un debuff veleno del 5% su quel nemico per 2 turni, andando anche a ignorare i buff, blocco, debuff. Aumenta del 5% il contatore di questo campione per ciascun debuff veleno piazzato. Io vi garantisco, e lo dico da fiero possessore di Vulcanos, che i vostri avversari saranno full veleni a tutto spiano, che si ritroveranno parecchi, parecchi, parecchi veleni addosso, ve lo stragarantisco. Passiamo poi alla sua forma alternativa, che resta molto molto veloce, quindi le statistiche restano più o meno le stesse. Saliamo naturalmente di attacco perché questo è un campione tipo attacco, ma la velocità resta invariata e questa è una cosa molto molto buona, perché nel meta attuale abbiamo bisogno di nuker veloce e lei ha tutte le carte in regola per esserlo. Quindi bene, attacchiamo un nemico 4 volte, ciascun colpo ignorerà il 30% della difesa dell'obiettivo. Andiamo anche a distruggere i massimi HP nel caso in cui questa skill venga utilizzata contro un boss. Andiamo anche a metterci uno scudo addosso nel complesso. Molto 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 interessante. Non ho visto i moltiplicatori, ma sono abbastanza sicuro che questo sia un trapano. Conosciamo già campioni in grado di fare questo, pensate per esempio a Crutraxa, quindi niente male. Con la sua 2 attacca un nemico per 2 volte, infligge il 100% di danni in più ai nemici sotto una qualche forma di controllo. Nel caso in cui l'obiettivo venga ucciso, attiva all'istante la sua 3, ricordiamoci che non viene messa in cooldown, no? Conosciamo già campioni in grado di fare una cosa simile, pensate a Zargala. Niente, niente male. Con la sua A3 attacca tutti i nemici, andiamo a mettere una strizza. Questo debuff non può essere contrastato e nemmeno bloccato dei nemici con il 50% di HP. Nel caso in cui sia scritto nella destrezza che il debuff non può essere bloccato, vale anche per pelle di pietra, eh? Quindi non è male, non è niente male. Ora, potrebbe mai esserci una situazione in cui un avversario si trova sotto al 50% di HP e a pelle di pietra? Sì, è possibile in realtà, se abbiamo altri campioni all'interno del team che ignorano questo debuff e quindi fanno danni diretti al campione, ma il buff pelle di pietra resta. È una circostanza molto remota, è vero, ma che potrebbe verificarsi. Allora, abbiamo anche una passiva. Ogni qualvolta questo campione uccide un avversario usando una destrezza attiva, quindi una e due, queste due qua, la 2 e la 3, garantisce a questo campione un turno extra. Niente male. Ciascun debuff piazzato da questo campione in una delle due forme aumenta del 2% gli HP, l'attacco e la difesa di questo campione fino ad un massimo del 50% e la sua velocità fino ad un massimo di 50 punti. In questa forma però, ok? Non è niente male perché il 50% di attacco in più si sente nella produzione dei danni, un 50% di HP di difesa meno, ma comunque parliamo di un campione che parte da 1156 di difesa e anche nella sua forma base non se la passa male, quindi non è male, non è male. Aumentiamo sia la capacità di sopravvivere che l'attacco e quindi i danni del nostro campione di un bel po'. L'ideale sarebbe magari utilizzare la nostra Nell nella sua forma primaria al fine di far carburare un po' di statistiche con i debuff, per poi passare alla forma alternativa e piallare tutto. È utilizzabile in arena così, è utilizzabile agli assedi sicuramente in questa configurazione, perché nella sua fazione ci sono diversi campioni in grado di stollare bene. Pensate ad Arbais, pensate a Nais, pensate a Oella, assolutamente, a Firro, al Padraig, Signora Iret, perché no? Elva, quindi ci sono diversi campioni in censa, assolutamente, sono diversi campioni in grado di stollare forte, cioè di far durare la battaglia a lungo, e quindi permetteranno alla nostra Nell di accumulare statistiche grazie ai suoi debuff, passare alla forma alternativa e poi piallare qualsiasi cosa. Molto 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 interessante. Dagli assedi in un team con sole guardie silvane, io credo che sia davvero molto molto interessante. Oppure, perché no, in un team con solo campioni tipo assistenza, perché vi ricordo che sebbene la sua forma alternativa sia di tipo attacco, la sua forma primaria è di tipo assistenza e quindi può essere tranquillamente utilizzata anche in team con solo campioni tipo assistenza, perché lo è, di fatto lo è. Molto 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 interessante, è un campione che mi piace, non mi dispiacerebbe trovare, esteticamente molto molto gradevole, anche la sua forma alternativa.
di statistiche, un mostro di destrezze, dice la sua. Magari ci sono altri campioni mitici che vorresti? Sì, probabilmente, però è un campione mitico super dignitoso che chiunque vorrebbe avere. Quindi vedremo. Non ho neanche visto se qualcuno l'ha già trovata. 13 persone, questo mi dà una grandissima sfiducia nell'umanità, che se fosse intelligente aprirebbe durante i per due delle schegge primarie, ma a noi questa cosa non importa. Magari l'hanno trovata coi resti, magari l'hanno trovata coi resti, chissà. Va bene, detto questo voglio sapere la vostra, se vi piace, se non vi piace, se vorreste trovarla, se magari avete già pensato ad una build per lei. E con questo in mente, signori, come sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi.